Ben ritrovati nella casa del foot, sono Andre, questo è il secondo squad builder sul nostro canale. Dopo che Mick vi ha fatto vedere tre squadre argentine, io vi farò vedere tre squadre brasiliane in tre episodi diversi. Nel primo episodio, che è questo, andremo a vedere una squadra brasiliana buggata e dal costo veramente molto basso. Infatti ogni giocatore costerà meno di 1000 crediti, a parte uno che dopo andremo a vedere. Cosa dire di questa squadra? I giocatori sono veramente forti nonostante abbiano una generale molto bassa. Quindi quasi tutti meno di 80 mi sembra, e sono veramente competitivi dalla quinta alla terza divisione, poi nella seconda divisione si possono usare ma implementati con altri giocatori. Direi di andare a vedere subito il ruolo del portiere. Per questo ruolo ho scelto appunto tre giocatori, che sono Diego Cavalieri, Victor e Rafael. Semplicemente ne ho scelti tre perché sono abbastanza simili e il loro costo si aggira intorno ai 500 crediti, anche meno forse, e diciamo che quando finiscono il contratto possono essere tranquillamente scartati e ricomprati. Sono dei buoni portieri, quindi io vi consiglio questi tre. Difensori centrali che ho scelto sono Sidney e André Dias. Andiamo a vedere prima Sidney, che è il difensore centrale del Benfica. Ovviamente la sua particolarità, diciamo che è il colpo di testa, veramente molto molto forte nelle palle aeree anche in fase offensiva, quindi mi ha fatto tantissimi gol da calcio d'angolo, veramente provatelo. André Dias penso lo conosciate tutti. È più forte in difesa di Sidney, ovviamente ha 5 punti in più in generale, quindi è veramente un po' più forte in fase difensiva. Terzino sinistro abbiamo Alexandro, che è il terzino sinistro del Porto, è uno dei miei giocatori diciamo preferiti da quella parte. Molto veloce e ottimo tiro soprattutto, perché ha 62 sulla carta ma veramente veramente molto di più, quindi provate dal diciamo medio lunga distanza a calciare col suo sinistro, farà veramente dei danni. Ottima velocità, ottimo dribbling, quindi veramente un ottimo giocatore. Da destra invece abbiamo Rafael, che è il terzino del Manchester United, penso conosciate tutti anche lui. Veramente molto veloce e soprattutto il più forte a questa, diciamo, in questo ruolo nel difendere, diciamo in questa fascia di prezzo. Costerà un pochino di più rispetto agli altri giocatori, quindi verso i 1000-1100, però ha anche 4 stelle di piede debole, quindi è un ottimo giocatore. Sidney e André Dias li trovate a 500 crediti e Alexandro intorno agli 800. Diciamo che per il ruolo del centrocampista che gioca nel mezzo di questo centrocampo a 3, io scelgo un CDC, che in questo caso è Felipe Melo. È un giocatore molto buggato, il suo prezzo è veramente molto basso, costa circa 600-650 crediti, penso forse lo troviate anche a meno a volte, e ha un'ottima difesa ma soprattutto un tiro buggatissimo, 73 sulla carta ma gran potenza, provate a tirare a centrocampo, fate veramente dei bellissimi gol. Il centrocampista centrale di destra è Ibson, è il giocatore meno costoso di questa squadra, io ho pagato 350 crediti, sotto i 400 lo trovate quasi sempre di solito. Molto veloce, ottimo dribbling, 4 stelle di piede debole e di mossa abilità. Giocatore molto buggato, nonostante abbia 75 generale, non è bravo a difendere ma in fase offensiva è veramente eccellente. Dall'altra parte invece abbiamo quello che penso sia il giocatore più costoso di questa squadra, ovvero Paulinho, che pagherete intorno ai 1600 crediti. Un centrocampista completo, molto buggato, penso sia il centrocampista più buggato del Brasile, è uno dei miei giocatori preferiti. Quindi molto veloce, gran tiro, nonostante sulla carta non abbia un gran tiro, e diciamo che è veramente molto molto forte. Per la fase offensiva troviamo alla sinistra Emerson e alla destra Jorge Enrique. Sono due giocatori abbastanza simili. Partiamo da Emerson, che non è brillante nonostante abbia più generale di Jorge Enrique. È un giocatore molto veloce con un ottimo dribbling e diciamo anche un buon tiro, davanti alla porta difficilmente sbaglia. 4 stelle abilità, quindi per chi vuole skillare un po' con un giocatore poco costoso è veramente ottimo. Jorge Enrique invece è molto più veloce di Emerson, nonostante abbia 90 di velocità io penso abbia molto di più. 4 stelle abilità anche lui, un po' meno forte diciamo nel controllo palla e nel dribbling nello stretto, però è più esplosivo, più veloce, quindi nell'uno contro uno difficilmente viene fermato. Emerson costa intorno ai 600 crediti, Jorge Enrique 800 circa, costa un pochino di più essendo brillante. La punta centrale per questo 4-3-3 è Kleber, attaccante del Gremio, un giocatore completissimo, 77 in generale ma buona velocità, buon dribbling, ottimo tiro, un po' buggato anche questo, costa pochissimo, penso sia uno degli attaccanti che costano meno, meno di 500 lo trovate quasi sempre.
veramente straconsigliato, segna in tutti i modi, di testa, di piede, sinistro, destro, veramente un ottimo attaccante. Quindi ragazzi, la squadra che vi consiglio oggi è questa, una brasiliana buggatissima dal costo bassissimo. Se avete altri giocatori che rientrano, diciamo, in questa fascia, consigliatemi nei commenti così potrò provarli. Io vi invito a guardare anche le clip che vi lascio qui a fine video dei giocatori che fanno parte di questa squadra per vedere appunto di cosa sono capaci. Quindi niente ragazzi, vi invito a lasciare mi piace, a iscrivervi al canale e alla pagina Facebook che trovate in descrizione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!